Giovanni Magri, candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, ha presentato gli assessori e i candidati al consiglio comunale per i pentastellati. Sono cinque uomini e una donna. Unico attivista è il vice sindaco, che prende anche la delega all'ambiente, Vincenzo Solli, ma poi tutti gli altri sono stati presi dall'esterno. Tra i 60 curriculum arrivati al movimento e vagliati da un'apposita commissione. Ultima parola, quella di Magri che ha scelto da una rosa di nomi a lui proposta. All'urbanistica andrà Michele di Giovanni architetto, allo sviluppo economico Stefania Falzone commercialista, al bilancio Franco Verso Salvatore Nicolosi educatore professionale, proprietario di un asilo privato prenderà la delega alla cultura, ai servizi sociali andrà un medico Carlo Privitera assente per motivi di lavoro, Privitera è anche medico volontario e si è occupato per tanto tempo del centro di accoglienza mediamente giovani gli assessori prescelti. Nella giovane età ehm, abbiamo visto che sono abbastanza giovani questi assessori, è casuale o è causale? No, nulla è casuale perché è anche un segnale questo, cioè se veramente vogliamo dare un segnale di, di rinnovamento è, è chiaro che dobbiamo partire giovani, ma questo non significa che se c'era qualcuno magari con età un po' più avanzata eh, non, non doveva essere. Quindi però il fatto che siano giovani sicuramente è un'altra garanzia per la nostra città. Intervenuto all'incontro con la stampa, un emozionato Giancarlo Cancelleri, che dopo aver raccontato brevemente la storia del movimento in città, nell'apice massimo della presentazione, accanto al candidato sindaco Giovanni Magri, che lo ha abbracciato visibilmente commosso, è scoppiato in un pianto di rotto e che è continuato anche quando ha smesso di parlare. Noi siamo altro e oltre, così ha concluso Magri. E noi siamo altro e oltre questo il motto che è uscito fuori oggi dalla presentazione degli assessori. Ma quali sono i punti di forza di questa squadra per Giovanni Magri? I punti di forza, come ho già detto, di questa squadra sono la passione, la freschezza politica. Noi siamo. Noi siamo dei cittadini, noi non siamo dei politici. Qualcuno già prima diceva che noi non abbiamo esperienza. Meno male ecco che non abbiamo esperienza, perché se avere esperienza significa fare quello che hanno fatto gli altri fino ad oggi, noi siamo felici di non avere esperienza, perché con la nostra freschezza, con la nostra passione noi riusciremo a dare tanto a questa città.